Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Undisputed e è stato ufficialmente annunciato il rilascio in questo autunno della modalità storia e della creazione di un pugile personalizzato. Quindi tra poco potremo vedere qualche nuovo aggiornamento abbastanza importante, bello cicciotto, che ci darà appunto la possibilità di iniziare a vedere una prima parte della storia. Non so se sarà una modalità completa della storia, non credo, sarà qualcosa che poi andranno sicuramente ad ampliare. Però potremo iniziare a vedere qualcosa, magari su alcuni combattimenti importanti, magari nella storia, e poi insomma tutto questo si vedrà. Negli scorsi episodi abbiamo visto i pesi gallo, i pesi piuma, e proprio nello scorso episodio abbiamo visto che i pesi gallo un po' di stamina ce l'hanno. Per i pesi piuma era andata un po' diversamente, erano un po' fiacchi. Però è anche vero che dipende dal pugile che magari scegli. Certo, in media la resistenza dovrebbero avercela un pochetto tutti, però magari devono ancora bilanciare. In questo video andiamo a provare i pesi leggeri e vedremo quanta stamina hanno. Nello scorso episodio con i pesi gallo abbiamo visto Linares abbastanza cazzuto, veloce e anche resistente. E quello era nei pesi gallo. Qui nei pesi leggeri dovrebbe rendere anche abbastanza bene. Certo, forse un po' più lento, ma non dovrebbe essere troppo più lento. Quindi in questo episodio, dato che l'abbiamo visto nei pesi gallo, lo vado a prendere io. E riaffronteremo di nuovo Kevin Kelly. Di overall siamo un po' più alti, quindi saremo un po' più avvantaggiati. Ma lo scopo di questi video non è tanto paragonare due pugili, quanto provare un po' tutti quanti i pesi e vedere un attimo se il gioco è bilanciato abbastanza bene da farti capire che quel pugile è forte, ma più lento, oppure agile, ma non troppo micidiale nei colpi. Insomma, andiamo a vedere i pesi leggeri. Utilizzeremo la stessa difficoltà che ho utilizzato anche nei video precedenti. Time to see these two get it on. Next to me is Johnny Nelson. It's going to be unbelievable. The fans, everybody around the world, the fighters, this is just one of those things. El Nino de Oro. It's Jorge Linares fighting out of Venezuela and Japan. He won his first world title back in 2007 and hasn't looked back since. Comes the crushing clash. Kevin Kelly, who could forget his infamous battle with Prince Hassan Hamel, the former world champion, looks to get a big win in this one. As soon as the bell goes, don't blink. That's about to be over. E si parte. Allora ragazzi, abbiamo visto Linares abbastanza agile nei pesi gallo, quindi dubito che qui sia troppo peggiorato, no? E sinceramente lo vedo anche qui abbastanza veloce e rapido nei colpi. Anche Kevin però ci aveva dimostrato di essere abbastanza particolare. Poteva darci dei problemi, no? Però questo accadeva con Kyuken. Magari con Linares, essendo un po' più abile, potrebbe darci molti meno problemi. E al momento, ragazzi, lo sento un po' più veloce, un po' più sveglio. Però stiamo anche parlando del primo round, quindi. Potrebbe accadere di tutto. Allora, dato che in questo lato al corpo rimane un po' scoperto. Eh sì. Proviamo. Aia. Oh. Is going to wait for you to move first and then we'll strike like a snake. Keep an eye on this guy. You're fighting the counter puncher, you've got a dummy shot. Make them react from that, then react them. I know it's hard to think that way, but counter punchers, they're watching you every move, that every twitch. Calcolando che siamo in una categoria di peso diversa, che teoricamente dovrebbe essere un po' più lenta rispetto ai pesi piuma, beh,
le cose vanno un po' meglio, eh. Credo che Xu Ken, ragazzi, sia proprio depotenziato malamente. Non so perché. Dovrà essere bilanciato. Magari ho scelto male io il personaggio. E abbiamo visto proprio un incontro abbastanza scadente nei pesi piuma. Ovviamente correggeranno il tutto piano piano. Però ecco, qui nei pesi leggeri ho un po' meglio sinceramente. Almeno questo con Linares. Stiamo messi bene. Sentite il pubblico come ci vuole. Bene, possiamo iniziare a fare sul serio. Anche perché vorrei buttarlo giù. È da un po' che in questi incontri non butto giù l'avversario. Quindi proviamo a farlo. Con Linares abbiamo la possibilità, eh. Cerchiamo di andare anche al corpo. Soprattutto adesso all'inizio, che indebolendolo l'avversario ci spianiamo la strada per tutto l'incontro. Ehi. Si scansa abbastanza bene da quel lato. Sì, è scoperto, ma non si fa colpire più di tanto. No, no, ragazzi, Linares è molto più agile, molto più veloce. E tiene testa benissimo a Kelly. Anche se, come vedete, Kelly, oh, agile anche lui, eh. Non si ferma mai. Si muove molto bene. Vedremo quanto durerà la sua resistenza, però. Adesso, almeno nei primi due round... Aia. È presente Kelly, eh. Dannato. Siamo in vantaggio anche se stiamo utilizzando più resistenza noi, ma va bene così. Ah. E purtroppo cambiando pugile ogni volta cambia anche l'allungo. E quindi bisogna, diciamo, ricominciare ogni volta da zero. Sappiamo anche che Linares resiste parecchio, quindi potremmo anche subire abbastanza prima di andare giù. Mm.
No, no, devo riandare un po' sul corpo. Oh, è forte Kelly, eh. Non ci lascia liberi un secondo. Buonissimo. No! Dannazione. Il destro è molto più lento, eh. Vorrei andare un po' di più sul corpo, ma non me lo permette. Non ci arriviamo. Dobbiamo avvicinarci troppo. Bene o male, stessa situazione di prima, ma almeno stiamo gonfiando la sua parte destra e lui non ci sta riuscendo al momento. Al corpo, se non siamo vicini, mica lo prendiamo, eh. Aia. È rapido, è rapido. Guardate come si infila. Dannato. Buono. Perfetto. Dai, dai, che accusa. Bravissimo Linares. Dagli, dagli.
Allora, la resistenza sta iniziando a calare. Siamo al quinto round. Deve iniziare il quinto round. Non male per essere pesi leggeri. Sono partiti abbastanza bene. Al momento, nei pesi gallo erano molto più agili. E questo è bene. Questo significa che abbiamo un buon rapporto al momento. Ovviamente ancora ce la fanno a colpire, eh. Però stanno iniziando a rallentare. Cazzo. Buono. Non lo dobbiamo far avvicinare più di tanto. E approfittare quando è così. Cazzo. Forza, forza. Perfetto, perfetto. Continuando così, il lato destro presto sanguinerà. Io però direi di passare anche un po' al lato sinistro. Ragazzi, micidiale anche Linares con il sinistro. Aia. Cambiamo un attimo posizione, così facilitiamo il destro. Bene, continuando così, andando sia sul destro che sinistro, dovrebbe andare giù prima o poi. È comunque abbastanza pericoloso Kelly, eh. Però sappiamo che Linares resiste un botto. Infatti, ancora stiamo al 73% noi di vitalità. Ogni tanto ci giriamo per facilitare un colpo o l'altro. Buono. Non se l'aspetta il doppio colpo di sinistro. Andiamo un po' di destro.
Buonissimo. Carichiamolo un po' al destro. Però dare i colpi caricati ci consuma più energia. Vieni. Procedete bene. Tra l'altro anche a punti, ragazzi, guardate lì, micidiale. Cerchiamo di andare di destro adesso. Non so neanche se Linares sia mancino, ma diamo per scontato che il destro sia più forte, quindi adesso secondo me la cosa che conviene fare è rimanere di destro per aprirgli un taglio o comunque gonfiargli il lato sinistro. Aia. È molto più rapido di sinistro però, il nostro Linares. Perde anche di precisione con il destro. Dai, dai, dalla parte sinistra si sta gonfiando sempre di più. Alterniamo un po'. Con il sinistro è molto più veloce e preciso.
You've heard the phrase finding a second wind. I don't think I need to tell you which one of these fighters needs to find. Conviene anche colpirlo un paio di volte direttamente di sinistro. È abbastanza rapido per poterlo fare. No, avevo caricato. Aia, questo l'abbiamo accusato. Ci dobbiamo avvicinare troppo per colpirlo al corpo. Ecco, magari quando si avvicina possiamo gonfiarlo un pochetto, perché... Oh, sta senza energia, eh! Ah, Kevin! E così vai giù! È fattibile, è fattibile. Lo crepiamo così. Aia. Aia, aia. Dietro, dietro, dietro. Recupera. Ho iniziato ad attaccare parecchio e anche la nostra stamina è scesa. Ma lui pure sta messo male. Non vi preoccupate. Oh! Mandalo giù, mandalo giù. Ottimo! Di sicuro si rialza. Anzi, recupera anche un po'. Tanto comunque è finito il round. Buono, perché stiamo facendo un ottimo lavoro anche al corpo. E conviene, sì, quando si avvicina parecchio, conviene colpirlo al corpo, perché non sa un attimo come reagire. Lo mandiamo in crisi. Quindi se esagera, lo riallontaniamo noi. Ottimo. Ragazzi, così colpo al corpo e destro in faccia, lo sente. Aia. Sì, sta iniziando a rallentare parecchio. Anche noi, però Linares devo dire che è abbastanza stabile nel combattimento, nel senso che non peggiora drasticamente tutto insieme. Scende leggermente piano piano e è fantastico come pugile. You've got to be
Aspettate un attimo. È anche teso Linares, eh. Si vede anche dal volto. Recuperiamo un attimo. Non scordiamoci però che Kelly, il nostro Chuken, l'aveva mandato KO proprio completamente. Quindi attenzione. Al momento siamo messi bene. Continuiamo così. Buono. Cavolo. Cavolo. Ragazzi, me lo aspettavo, da Kelly me lo aspettavo. Non dobbiamo abbassare la guardia. Non con lui. È fastidioso Kelly, è fastidioso. La resistenza nostra è bassa, dobbiamo stare attenti. Se sferriamo troppi colpi, se ci colpisce bene, ci manda giù, come ha fatto prima. Possiamo farlo stancare. Provarci. Oh! È collassato! Ha ceduto completamente. Non me l'aspettavo. Sappiamo che andando al corpo potremmo avere un vantaggio. E lo sa pure lui, perché guardate come si copre. To make one single.
Dannato! Pensavo non arrivasse a colpirmi, invece sì. Oh! Respira Linares, respira. Ragazzi, è balordo. Dai che lo voglio mandare giù. Dai, non può resistere ancora per tanto, no? È forte. Ma anche Linares mica è scemo, Indietreggia. Non dobbiamo mai stare vicino a lui. Colpiamo e ci allontaniamo. Perfetto. Grazie. Bravissimo. Aia. Oh, ha matto. Siamo un po' bloccati. Tredicesimo round.
Allora, ipotizzando che Linares sia destro e non sia mancino, diamo per scontato che il suo destro è più forte del sinistro. Quindi forse colpire al corpo con il destro è meglio. Anche se sarebbe bene colpo al corpo con il sinistro e poi destro. Però dato che con il sinistro è più veloce, forse conviene il contrario. Forse sì, forse sì. Ok, lei fa male. Fa proprio male. Mica si arrende. 14° round. Ah, quando non riesco a prenderli, come mi rode. C'è poca stamina da parte di tutti e due, quindi qui proprio il primo che cede ha perso. Ma lui continua a schivare bene. Non gli pesa schivare. Stavo caricando e mi ha preso malamente. Ottimo. Ottimo. Battle.
These two fighters are made for one another. Sto caricando tutto, ragazzi, perché deve andare giù. Buono. Non è cambiato praticamente nulla. Forse è aumentato un po' il gonfiore destro. Ultimo round. La resistenza non c'è più, però sono anche 15 round. Ci sta, ci sta. No, 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 no. Maledetto. Non andare giù, non andare giù. Riprenditi, riprenditi. Dannato. E vai giù. Oh. Tanto si rialza, si rialza. È micidiale. Abbiamo pochissimo tempo per mandarlo giù. Non penso di farcela. Oh! Che briscola. È finita, è finita. Non era buono più. Dai, non puoi rialzarti. Ma per andare dove? Ma per andare dove? La vittoria è nostra, è ok. Ma ragazzi, non è andato giù completamente. Si è rialzato. Non sono soddisfatto. Kelly è dannatamente portentoso. Devo dire che è stato un bel incontro. Più che altro bilanciato. Perché entrambi hanno retto a parecchi colpi. E quindi anche i pesi leggeri li abbiamo visti. Devo dire che i più bilanciati al momento sono i Gallo e i leggeri. I pesi piuma con Xuken, ragazzi, non si potevano vedere. Potrebbe anche essere il modo di combattere di Xuken che non combacia con la gestione dell'energia che al momento è implementata nel gioco. Potrebbe essere. Di sicuro, piano piano, sistemeranno tutto. Anche perché lo sviluppo sta procedendo alla grande. Come sempre, ragazzi, vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.